Ok ragazzi, rieccoci tornati a parlare di PS5 Pro e del futuro DLC di Spider-Man 2. Ne abbiamo già un po' parlato nel video precedente a questo, dedicato allo State of Play che potrebbe arrivare, anzi abbastanza scontato ormai per settembre. E ragazzi, hanno anche mostrato un primo design di questa PS5 Pro che a quanto pare avrà un look praticamente uguale, simile a quello della Slim, ma anche della Standard, se vogliamo. Quello che cambierà sarà uno spessore maggiore, sarà un po' più grossa e avrà diverse linee nel mezzo, come potete vedere da queste immagini, no? Quindi questo sarà il design, niente di incredibile, niente di pazzesco. Ora, visto che da un po' che se ne sta parlando, qualcuno mi ha chiesto nei commenti: Jax, ma questa PS5 Pro avrà senso acquistarla? Sì, no, sì, no. Allora, dipenderà, ragazzi, dalle specifiche tecniche. Perché se questa PS5 Pro sarà potente poco più di PS5 e non cambierà sostanzialmente nulla, se avete già la PS5 normale, probabilmente non servirà a fare questo passaggio. Chiaramente, se non avete ancora una PS5 e state aspettando per l'acquisto, a questo punto, ragazzi, aspettate settembre, aspettate che venga fatto l'annuncio e tanto vale ormai prendere chiaramente questo modello più aggiornato. Però, ripeto, anche per chi ha PS5 standard, vediamo prima l'uscita di questa console, vediamo quanto sarà più potente della PS5 standard, perché se è una console che riuscirà a mantenere i 60 fps fissi, fluidità maggiore rispetto alla 5, che comunque con diversi giochi non ce la fa un po', perché la PS5 chiaramente è già sul mercato da 4 anni, quindi l'hardware pian piano inizia a essere un pochettino vecchio, ma dall'altra parte abbiamo anche un'ottimizzazione veramente, veramente, veramente scarsa da parte di molti, insomma, sviluppatori, aziende di videogiochi. Quindi, visto che PS5 Pro è sempre più vicina, abbiamo anche il design, ci sarà sicuramente lo State of Play che ne annuncerà l'arrivo, probabilmente per ottobre-novembre, in vista anche delle festività natalizie, come fanno sempre, ragazzi. Ormai PlayStation rilascia le sue console sempre in quel periodo. Per quanto riguarda questo DLC di Marvel Spider-Man 2, ed è effettivamente tra le ipotesi più plausibili all'interno di questo State of Play, si parla anche di Death Stranding 2, si parla anche di una versione nuova di Hogwarts Legacy, si parla della Collection 2 di Metal Gear Solid, perché dovrebbe arrivare anche quella con Metal Gear 4, tra l'altro, che ormai è rimasto incastrato su PS3 da anni e si aspetta che venga aggiunto alle console di adesso e a PC. Potrebbe essere, ragazzi, uno State of Play più corposo di quello che possiamo immaginare. Magari uno State of Play che in realtà vuole essere un po' uno showcase, perché comunque dopo l'ultimo video molti si erano già lamentati: no, lo State of Play no, volevamo lo showcase. Allora, come già detto, ragazzi, sì, lo showcase è il titolo che viene dato all'evento che diciamo è più grosso per gli eventi PlayStation, ma ho detto anche che lo State of Play può essere comunque un buon evento se ci mettono un bel po' di roba dentro. È un evento che comunque dovrebbe contenere PS5 Pro, conterrà anche l'annuncio di diversi giochi interessanti. Magari anche qualche cagatuccia, ragazzi, perché qualche cagata all'interno di questi eventi c'è sempre. Però l'importante è che ci siano cose interessanti come esclusive, magari non verrà fatto l'evento dell'anno, ok? Però quantomeno potrebbero aggiornarci su Death Stranding 2, il DLC di Marvel Spider-Man 2, questa Metal Gear Solid Collection. Potrebbero anche annunciare, anzi dovrebbero annunciare anche la data di LEGO Horizon, dato che è previsto per la fine dell'anno, ma non ha ancora una data. Secondo me lo State of Play a questo punto sarà l'evento dove verrà annunciato, insomma, il tutto. Quindi ci siamo, poi chiaramente si ipotizza anche, qui vedo delle ipotesi su Ghost of Tsushima 2, ma mi sembra un po' troppo, addirittura il gioco di God of War con Atreus, ma anche questo mi sembra un po' una follia, Starfield su PS5. Beh, però in effetti, ragazzi, le esclusive Xbox che stanno pian piano arrivando anche su PlayStation, anche quello potrebbe essere un annuncio che potrebbero fare all'interno di uno State of Play, potrebbe non essere male come annuncio. Poi potrebbero mostrare Until Dawn che arriverà a ottobre, Silent Hill 2 che arriverà comunque tra qualche mese, Monster Hunter Wilds che comunque si è già mostrato all'interno degli eventi PlayStation. Insomma,
È uno state of play che potrebbe essere molto più grosso di quello che immaginiamo. Potrebbe essere uno showcase sotto mentite spoglie. Quindi, secondo me, questo state of play è da attendere. Non sarà, spero, quello state of play un po' brutto, scarso, che magari capita spesso. Questo potrebbe essere un bello state of play. Chiaramente, dita incrociate, speriamo, poi sia una cagata. Pazienza, ragazzi, però. Direi che dovrebbe arrivare un bel po' di roba, soprattutto con l'arrivo di PS5 Pro. Dovranno preparare questo lancio con qualcosa di quantomeno interessante. Cioè, non è che puoi lanciare questa Pro così e basta. È vero che deve uscire GTA 6, ma tra un anno il lancio lo devi arricchire con qualcosa di interessante. A questo punto, ragazzi, una Director's Cut Ultimate Edition di Marvel Spider-Man 2 con tutti i DLC, con tutti i contenuti messi insieme per lanciare appunto la PS5 Pro mi sembra molto probabile ed è una mossa che potrebbe avere senso. Questa Pro ormai se ne parla parecchio, si parla del design, sembra veramente vicinissima, quindi direi che ci siamo. Ci sono buone possibilità per tutto, ragazzi, per tutto, per annuncio di date. Non dico tanto di giochi nuovi perché secondo me non sono ancora pronti per questo, ma comunque per annunciare l'arrivo di cose interessanti. Soprattutto questo DLC, ragazzi, che ormai ve lo state sognando pure la notte. E me lo state facendo sognare anche a me, nonostante ormai abbia detto, ragazzi, basta, fate una pausa con questo DLC, stanno per uscire un sacco di giochi. Ah, infatti, ragazzi, questo mese, cioè settembre, ha voglia. Astrobot, Warhammer 40.000 che sembra fighissimo, Epic Mickey, Zelda. Raga, è un mese veramente ricchissimo, quindi a parte l'evento c'è roba con cui intrattenersi. Detto questo, fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale, dobbiamo aspettare qualche settimana, metà settembre, fine settembre, ormai il periodo sembra quello, un po' come è stato a maggio. Per l'evento, quindi ancora un po' di pazienza e scopriremo la verità una volta per tutte su questo DLC, visto che anche Insomniac su Twitter continua a dire a tutti: non abbiamo nulla da annunciare, ma non hanno mai specificato, non abbiamo nessun DLC in programma. Quindi secondo me stanno rinviando un qualcosa che forse arriverà tra qualche mese. Detto questo, quindi fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale e ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.